Questa piccola statuetta, alta solo 8,7 centimetri, è un reperto di eccezionale rilevanza. Si tratta di una figura femminile che è stata ritrovata nella zona delle grotte di Frasassi e risale a ben 20.000 anni fa. Quindi è un'opera del Paleolitico superiore e si tratta di un oggetto che rappresenta una donna dalle forme molto generose, dai grandi seni, dai fianchi arrotondati e con il ventre prominente, segno evidente che si tratta di una donna in gravidanza. Un altro elemento che la rende eccezionale è il fatto che sia stata realizzata da una stalattite. E oltre a ciò, vediamo che la posizione delle braccia è quella di protenderle e di tenerle unite, quasi in una sorta di gesto di preghiera. La testa di questa piccola figura non è caratterizzata come sempre avviene. Si tratta di un volto i cui lineamenti sono affidati a pochissimi tratti, mentre i capelli sono solo una massa indistinta che circondano il viso. Non sappiamo se fosse una donna o una dea. Gli archeologi convenzionalmente definiscono questo tipo di statuette veneri, ma in realtà non sappiamo neppure se avessero un valore religioso, come è presumibile comunque. E si tratta di un oggetto veramente straordinario e possiamo dire quasi unico.